voltiamo pagina e parliamo di musica. E che musica! Oggi con noi abbiamo un artista che ha fatto la storia della musica nostrana, un orgoglio veramente tutto partenopeo, che celebra un importante compleanno, perché era proprio il 1984, l'anno di uscita di Stop Bajon, brano che impressionò da subito tutti gli addetti ai lavori, ovviamente per più di un motivo. Oggi questo brano compie ben 40 anni e quindi bisognava festeggiarlo in un modo adeguato, e per farlo ovviamente abbiamo scelto una versione remix da non perdere. Avete capito di chi sto parlando? Con noi oggi in collegamento Tullio De Piscopo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Tullio. Ecco. Era il 1984. E quindi sono passati ben 40 anni, è stato senza dubbi uno degli anni più prolifici per il pop, a qualsiasi latitudine, possiamo dire Italia inclusa. Che cosa avevano quegli anni in più? La musica. Ecco. La musica, la voglia di fare, la voglia di sperimentare, di stare assieme agli altri musicisti. Adesso ognuno registra una cosa da casa sua, no? Sì. Poi dici mandami la chiavetta, mettilo sulla chiavetta. Come te la metto a battere in coppa la chiavetta? Eh sì, è tutto più veloce, è tutto più tutto rapido. Più è tutto più brutto, dici? Ma non c'è amore, non c'è passione. Io voglio guardare in faccia al musicista che sta suonando con la mia canzone, il mio brano, la mia musica o la musica di altri, però bisogna guardarsi, essere in simbiosi, hai capito? Con degli scambi, interplay. Come darti torto, l'uscita di Stop Bajon rivoluzionò, possiamo dire, il modo di fare musica, perché è stato il primo rap napoletano e il primo rap italiano, che poi ha raggiunto i vertici, devo dire, di tutta Europa, arrivando anche in America. Ecco, una magia creata col mio ritmo è Pino Daniele, ecco. Parli di magia, ma io voglio chiederti, ma tu te l'aspettavi questo successo? No, non me l'aspettavo. La testimonianza è il fatto che non pensavo proprio a che andava in tutte le discoteche del mondo, perché addirittura il pezzo parte che è in 7/4, cioè storto, però funziona lo stesso, è incredibile. E c'è questo ritmo di vicoli della nostra città, questo ritmo delle strade dove sono nato io, di Porta Capuano, il Bajon. Cos'è il Bajon? Il Bajon era un ritmo latinoamericano, e quindi negli anni 50 io ascoltavo la radio, ma non le radio di adesso, la Rai Radio, che c'era un solo programma nazionale. E c'era una trasmissione in radio che si chiamava Ballate con noi. Io ero piccolino, ragazzino, e mi piaceva tanto la sigla, che aveva questo ritmo. Questo ritmo all'interno. Il mio papà aveva visto questa mia passione per questo ritmo. Mio papà era anche lui batterista, me lo insegnò. Quindi io poi mi sono impossessato di questo ritmo e l'ho fatto diventare Napoli. Poi Pino ci ha messo il suo, il testo, la musica, l'arrangiamento, le chitarre, gli amici, Don Cerri, Giamoruso, Rino Zuzzo, una magia. Che bello ascoltare queste parole, Tullio, è sempre un'emozione. Ma adesso sì, parliamo dopo 40 anni, perché io voglio parlare con te di questo nuovo vinile, 40 anni di Stop Bajon, è stato presentato recentemente proprio al Music Day di Roma. Che cosa ci puoi raccontare di questa nuova versione? Ma guarda, io ci tenevo a fare questa versione perché quando si fanno i remix, no, di un brano di successo, non chiamano mai il musicista, fa sempre un DJ. Stavolta ho detto voglio mettere io le mani, ho messo la mia batteria, le mie percussioni, dei mandolini nel sound,
ed è un regalo anche per i giovani, giovanissimi, che chiaramente allora non c'erano, però c'è la stessa forza di allora. Come fai a non muoverti quando parte Struppo Paioli? Il ritmo di Struppo Paioli, ti devi muovere per forza. Per forza, è indispensabile direi. Tra l'altro poi mettere le mani su una musica, su un pezzo già fatto, non è mai semplice. Quindi com'è stato ritornarci su e lavorarci? Ah, è stato semplicissimo. Ero solo indeciso sul BPM, sulla velocità. Quindi l'ho fatto un po' più spinto, più accelerato. E poi mi hanno aiutato i miei amici musicisti ed è venuto fuori veramente. Al Music Day sono impazziti tutti per questo ritmo. Senti Tullio, ma sono passati, come dicevamo, 40 anni da quel messaggio, possiamo dire universale, perché non è una canzone, io lo chiamerei veramente un messaggio universale, sì, quello sì, che ma ha mandato. Adesso, Esatto. Ancora adesso è in classifica nel mondo, cioè praticamente sono 40 anni, ma come se fosse ieri, capito? È una cosa pazzesca, perché questo è questa musica, questo brano mi tiene sempre più unito a mio fratello in blues, Pino Daniele, e agli altri amici che non ci sono più. A tutti quelli che sono andati via, alcuni troppo presto, sì, direi. Troppo presto. Ma volevo chiedere, tanto. Immagino, ma mancano a tutti noi, mancano tanto, proprio tanto, alla tanto, storia tanto. Della musica, mancano a Napoli, mancano a tutti. E spesso sì, ci chiediamo che cosa poteva uscire fuori, no? Sì. Da tanti anni, insomma, della loro assenza musicale, che cosa ancora potevano regalarci questi grandi artisti? Tantissimo, tantissimo. E io a volte mi chiedo, ma cosa direbbe oggi Pino Daniele per la musica che c'è in giro? Cioè, è pazzesco, perché poi lui non era molto dolce di sale. E poi il pittore, il grande artista pittore, Gio Amoruso, qua, ricamava i brani, no? Ripittava, no? Ripittava. Ma secondo te, Tullio, se oggi Pino Daniele fosse ancora qui con noi, come l'avrebbe sì, remixato questo tuo pezzo? Ma lui non era portato per fare i remix, cioè aveva una grande intuizione, però lasciava fare sempre a chi stava più nel genere del remix, no? Discoteca, vinile, però là c'è poco da fare, perché basta mettere le cose originali, no? La musica, l'introduzione e il rap fantastico. Il rap, che cosa resta ancora del senso di quella canzone, del messaggio di quella canzone? Quello non è che l'hanno capito tutti, perché io ho sentito gente che dice la canzone ha non senso, ha un non senso, ma qual non senso? Ma quando la scimmafora sarà? Primavera, rispondi. Primavera. Ma quando la scimmafora sarà? Primavera. Eccoli i ragazzi del carcere minorile, dove noi Coppino andavamo a suonare. Quando la scimmafora sarà primavera, uè, oh, lieve da sotto, se non ti stai accorto, qualcuno di Jack. Che dire, Tullio, io con queste tue parole veramente ti ringrazio di questo collegamento, di essere grazie stato con noi questa mattina live. Grazie veramente, perché ci hai fatto sognare, ci hai fatto ricordare veramente tutto quello che è stato e che è ancora la storia della musica napoletana. Dopo mi sintonizzo, così ci ascoltiamo il remix. Perfetto, va benissimo. Grazie ancora a Tullio De Piscopo. Lo mettete adesso? Mi sintonizzo adesso? Tra poco, oggi pomeriggio saremo con te. Ah no, allora no, non posso. Ciao! Ciao, ciao Tullio, ciao. Un abbraccio, pubblicità, tra pochissimo con Mattina Live.